Eccoci qui di qui ragazzi, allora, bentrovati dopo ormai tempi immemori ad un nuovo video dedicato al calciomercato. Prima di cominciare volevo chiedere scusa a tutti quegli utenti che mi hanno conosciuto e apprezzato per video di questo tipo, per video sul mercato, sul talking about, sul calcio in generale, eccetera, eccetera. Come avrete notato, in queste ultime settimane ho deciso di interrompere completamente il mio collegamento col calcio del presente, dedicandomi appunto al calcio del passato. È una scelta che ho fatto principalmente perché sono i generi di video che più mi piace portare e in secondo luogo perché parlare nel mezzo di una pandemia, nel mezzo di una quarantena che ci ha obbligati tutti a casa, di calciomercato e di notizie che comunque lasciano il tempo che trovano, mi sembrava abbastanza inutile. Non sto giudicando chi lo ha fatto, sia chiaro, ma io personalmente ho preferito appunto prendere quella strada. Visto che però pian piano ci stiamo avvicinando a piccoli passi al calcio normale, se così possiamo dire, ho deciso di dare una svolta al mio canale. Con questo non voglio dire che smetterò di fare i video storici, perché sicuramente un po' di pubblico me lo sono fatto anche sotto quel punto di vista. Però voglio al tempo stesso, cercando di accontentare tutti, di portare in maniera alternata video sul presente e sul passato. Così almeno spero di rendere il mio canale il più completo e dettagliato possibile. Fatta questa piccola premessa necessaria, visto che appunto non facevo questi video da diversi mesi, parliamo finalmente di un nuovo possibile arrivo in casa giallorossa, il centrocampista Jack Bonaventura. Bonaventura, che compirà 31 anni ad agosto, attualmente è in forza al Milan, ma molto probabilmente si libererà a fine stagione, quando sarà a parametro zero. Su di lui ci sono diverse squadre come il Torino, l'Atalanta, e per lui sarebbe un ritorno, e appunto la Roma, che sembra più vicina all'acquisto del giocatore vista l'intermediazione del suo agente Mino Raiola, o Raiola come volete voi, che in queste settimane sta aprendo, diciamo, un canale di mercato con non solo protagonista Bonaventura, ma anche l'attaccante Ken. A proposito, se volete un mio video a riguardo sul possibile arrivo di questo attaccante, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Per quei pochi che non conoscono Giacomo Bonaventura, vi faccio un piccolo recap delle sue caratteristiche. È un centrocampista molto duttile, capace di giocare senza problemi come mezzala, ala o addirittura anche trequartista. È diventato importante per gli schemi rossoneri grazie alla sua ottima capacità non solo nel servire i palloni ai compagni, ma anche nel trovare la via del gol, grazie ad un tiro molto potente e preciso con entrambi i piedi, che gli ha permesso nei suoi 5 anni, almeno finora con la maglia rossonera, di fare quello che voleva sia con il destro che con il sinistro. Sicuramente molti di voi staranno pensando, ma se il giocatore è così forte, ambidestro, bravo nei tiri, bravo nei dribbling, bravo in questo e quell'altro, come mai si sta liberando a zero? Il problema è molto semplice. Purtroppo negli ultimi 2 anni soprattutto, il giocatore è stato vittima di numerosi problemi fisici che lo hanno costretto a giocare a malapena 28 partite e neanche per intero negli ultimi 2 anni, segnando comunque 6 gol, che è una media abbastanza buona se pensiamo appunto che non ha mai giocato con la giusta continuità in questo lasso di tempo. Ed è per questo motivo che il Milan non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto e al tempo stesso Bonaventura vuole chiudere il suo percorso con il Milan. Sto parlando ovviamente in base a tutto quello che mi sono ritrovato di fronte in queste ultime settimane, quindi può darsi anche che si stia provando a fare un rinnovo, ma al tempo stesso la notizia che più rimbalza su tutti i giornali è che il giocatore voglia andarsene via. Personalmente io penso che a livello tecnico non si può davvero avere dubbi su questo giocatore. Se tu lo riesci a prendere a parametro zero, dandogli, da come stanno dicendo, 1,5 milioni all'anno per 3 stagioni, è un affare di principio molto importante. L'unica domanda però che mi viene da fare con il suo possibile arrivo è: chi andrebbe a sostituire Bonaventura? E in base al nome che verrà fuori si potrà considerare un affare positivo o negativo. Se per esempio verrà a sostituire uno tra Perotti e Pastore, l'affare è sicuramente migliore. Se invece deve venire per sostituire un Der, Kluivert o addirittura Pellegrini, è normale che i dubbi sulla possibile resa del giocatore diventino ancora più grandi. Con questo non voglio dire che se dovesse arrivare sicuramente fallirebbe nel suo tentativo, anzi molto spesso è successo che a Roma hanno fatto meglio quelli più lontano dai riflettori piuttosto che sotto, non so se mi spiego. E quindi per questo motivo non è detto che il giocatore, anche con i problemi fisici che ha subito, li ritroverà anche a Roma. Anzi, secondo me potrebbe avverarsi quella sorta di effetto
effetto calamita, che più avvicini due poli dello stesso tipo e più si allontanano. Quindi un giocatore che si infortuna spesso venendo in una squadra che già si infortuna di base potrebbe togliersi questa abitudine di dosso, non so se mi spiego. A parte gli scherzi però, ho notato che sul web, all'uscita di queste notizie di un suo ormai probabile arrivo, molti tifosi hanno storto il naso. Ma cosa ci facciamo? Ma è rotto? Non ci facciamo niente? Noi ci servono altri tipi di giocatori? Ragazzi, allora, mettetevi in chiaro una cosa. La Roma, prima di questa crisi economica dovuta al coronavirus, già di per sé non poteva fare colpi eccezionali, basando il mercato principalmente su prestiti e su giocatori di medio livello, per motivi che non vi sto qui a dire. Dovevi rimediare e tuttora devi rimediare a 2 anni di disastri assoluti. E non è facile, fidatevi che non è facile. Con questa crisi tutto si è bloccato e tutto si è complicato. Ogni squadra dovrà far fronte a numerosi problemi sotto tutti i punti di vista. Quindi se prima non potevate aspettarvi colpi faraonici, tuttora è ancora più difficile aspettarseli. Quindi io do un consiglio a questo genere di tifosi: abbassate leggermente le vostre aspettative. Perché sì, Bonaventura può avere un punto interrogativo per i motivi che vi ho già citato, ma se tu lo prendi a zero, dandogli uno stipendio onesto per un giocatore di 30-31 anni, a me va benissimo così. Non è che di sicuro avremmo buttato i soldi, perché se Bonaventura torna ai livelli di un tempo e soprattutto con la motivazione di dimostrare a tutti i tifosi che è un giocatore ancora molto valido, avremmo fatto un acquisto di alto livello. La Roma non è abituata a prendere giocatori a parametro zero e spesso quando è successo, vedi Marcano, le cose non sono andate particolarmente bene. Ma Bonaventura, tralasciando il problema fisico, è un giocatore esperto, è un giocatore che conosce il campionato italiano, è un giocatore che si inserirebbe benissimo negli schemi di Fonseca, visto che potresti metterlo tranquillamente come esterno nel 4-2-3-1, come trequartista dietro le punte o all'occorrenza davanti la difesa, anche se secondo me per le qualità di inserimento del giocatore sarebbe sprecato un po' come Cristante, che l'abbiamo preso nonostante le qualità di inserimento viste con l'Atalanta per fargli fare il mediano davanti la difesa. Ma qua non sto a parlare, perché se facessi un video su tutti i casini che ha fatto Monchi veramente non finirei più. Quindi ragazzi, la mia domanda essenzialmente è questa: vi piacerebbe vedere Bonaventura alla Roma? E secondo voi riuscirà a riscattarsi o è un giocatore tra virgolette finito calcisticamente? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e soprattutto se volete altri video di mercato su altri giocatori accostati alla Roma e non, sempre qua sotto nei commenti. Lasciate un mi piace se siete contenti per questo ritorno sulla rubrica del calciomercato, è un primo modo diciamo per tornare nel presente, alternando ovviamente video di questo tipo e sempre quelli del passato che ho fatto in questi ultimi mesi. Un saluto dal vostro gladiatore giallorosso e ci vediamo molto presto ad un prossimo video.